Bentornati su Radio Regione in questo spazio dedicato alle vite professionali dei nostri ospiti. Io sono Sara Firas. Oggi andiamo a parlare di arte e antiquariato e lo facciamo assieme a Massimo Copetti. Benvenuto Massimo. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Ciao Massimo, come stai? Non c'è male, grazie. Bene. Allora, raccontaci un po' come nasce la vostra attività, la Copetti Antiquari. Allora, la Copetti Antiquari nasce per volontà di mio padre nel 1982. Inizialmente si trova nella cittadina medievale di Cividale del Friuli, in provincia di Udine, dopodiché si sposta nel capoluogo friulano e in seguito all'ingresso nell'attività di mio fratello, intorno all'anno 2000, e si arricchisce dell'ultimo acquisto che sono io, che risale a qualche anno fa. Nel 2018 abbiamo inaugurato un parco scultura che si trova nella campagna friulana nel comune di Premariaco, nella frazione di Leproso, a pochi chilometri da Udine, e adesso stiamo lavorando all'apertura di una nuova sede in centro a Udine, che verrà a sostituire quello che abbiamo chiuso poco prima del Covid. Vuoi dirci qualcosa in più rispetto a questo parco scultura? Cioè, esattamente che cosa significa? Allora, il parco sculture si chiama Braida Copetti. Braida è un termine che si riferisce a quello che era l'appezzamento recintato che circondava la casa colonica, nella quale convivono gli alberi da frutta, la vigna, le piante ornamentali. Quindi diciamo che è stato un lavoro di progettazione, di piantumazione, che è durato quasi 10 anni, nel quale noi abbiamo voluto riproporre questo ambiente rurale, rivisto secondo il nostro gusto e la nostra sensibilità. Allo stesso tempo, questo progetto ha tenuto conto del fatto che in un secondo momento sarebbero state inserite delle sculture, delle opere di grandi dimensioni, di diversi autori e materiali, in particolare autori del Novecento, che è il settore, l'ambito nel quale noi nel corso degli anni ci siamo maggiormente specializzati. Quindi sono autori sia locali ma anche di respiro nazionale e autori internazionali. Nella Braida vengono svolte regolarmente attività di carattere culturale a 360 gradi, dall'incontro con l'artista alla presentazione di libri, abbiamo fatto delle letture con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ci sono stati dei concerti, insomma diciamo, è aperta a ogni tipo anche di collaborazione con istituzioni, con realtà di diverso tipo. Per esempio quest'estate faremo una mostra su Pinuccio Sciola, un artista sardo che è scomparso da qualche anno, che noi abbiamo il piacere e l'onore di rappresentare come galleria. Pinuccio Sciola è famoso in tutto il mondo, ci sono le sue pietre sonanti anche a New York. Esattamente, e siamo orgogliosi di dire che dopo San Sperate, che è una nuova città museo volete creare, anzi un paese museo. La collezione di opere pubbliche visitabili dopo San Sperate si trova Leproso di Premariaco. Wow, e questo vi fa onore. Da sarda poi apprezzo molto il fatto che valorizzate uno scultore di quel livello, come appunto Pinuccio Sciola. Io ti farei una domanda, ovvero state shiftando verso, state andando verso l'arte contemporanea più che sull'antiquariato. E come mai continuate a definirvi antiquari? Allora, noi continuiamo a definirci antiquari perché continuiamo ad avere una filosofia da antiquari, nel senso che c'è un lavoro di carattere scientifico e culturale dietro ad ogni nostra acquisizione. Siamo affascinati dall'unicità e della specificità dell'opera, della quale vogliamo sempre ricostruire la storia, le pubblicazioni in cui compare, le mostre in cui è stata esposta. E questo ci porta in un campo che è lontano dalle mode, che invece molto spesso dominano l'arte moderna e contemporanea. Noi preferiamo riscoprire grandi autori che il mercato magari penalizzato, perché il mercato segue delle dinamiche che talvolta possono risultare incomprensibili se non perverse, e noi appunto dicevo preferiamo andare a riscoprire degli autori, come anche nel caso di Pinuccio Sciola, un autore che da un punto di vista del mercato noi in tanti anni di fiere nazionali e internazionali non l'abbiamo mai visto, nonostante sia stato un genio assoluto, un grande. Quindi abbiamo questa propensione che per certi versi ci piace anche definirci un po' degli archeologi,
nel senso che ci piace andare a scavare, andare a togliere la polvere, riportare alla luce dei tesori dimenticati. E soprattutto il produttore che trattiamo quello che ci piace. Parlando della Sardegna, c'è un'altra artista riconosciuta a livello internazionale che è Maria Lai, anche lei è già meno da poco tempo. E la Sardegna è prolifica di artisti importanti. Poi in tempi non sospetti, Maria Lai è una donna che avrebbe avuto 100 anni oggi più o meno, quindi è una persona che ha avuto, come dire, il suo apice in un'epoca in cui forse le donne nell'ambito dell'arte contemporanea non è che ci avessero tutto questo spazio. Assolutamente. E invece Maria Lai ha un'altra fortuna dal punto di vista del mercato rispetto a Pinuccio Sciola, è stata riscoperta già qualche anno fa, è un nome che ha anche un certo, diciamo, ha raggiunto anche certe cifre piuttosto significative. Questo non lo so. Sardi, non dovete dimenticarvi di Nivola, che è stato un altro. Nivola, ma chi se lo dimentica Nivola? Anche lui è esposto a New York, cioè quando arrivi lì non è che... Maria Lai di recente c'è stata anche a Roma, al Maxi, forse non più recente, da qualche anno fa una sua mostra. Sì. Gli hanno dedicato tantissimo spazio. Nivola è anche lui è straordinario. Sì, sono tre artisti che amo tutti e tre, in modo tutti e tre indistintamente. Va bene. Allora, io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che voi siete presenti come Copetti Antiquari, non fatevi fregare dall'antiquariato perché qua si parla anche di arte contemporanea, YouTube, Instagram siete Copetti Antiquari _ Art Gallery. Sì. Corretto? Sì. E Facebook come Copetti Antiquari. Sì, anche sia su Facebook che su Instagram abbiamo anche la pagina dedicata proprio al parco, che in entrambe le pagine si chiama Parco Scultura e Braida Copetti. Allora, diciamo come hashtag Parco Scultura Braida Copetti o l'hashtag Braida Copetti per aumentare la diffusione di questo messaggio. E Massimo, io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e per averci parlato della tua realtà. Alla prossima. Grazie a te. Ciao, arrivederci. E voi, amici ascoltatori di Radio Regione, rimanete con noi per nuove interviste e nuove storie.